Allora, il popolo italiano è maturo per ricevere gli immigrati? Capite cosa voglio dire? Dal momento che sono arrivati penso di sì, altrimenti non sarebbe stato possibile. Sì, però il problema è di fare delle leggi, no? Sull'immigrazione, cioè che arrivino, arrivano, però il problema è questo, no? È c'è la relatività. Allargare l'arrivo di chi arriva, oppure regolamentarlo, che regolamentarlo è una via di mezzo, cioè come vedete si può dire boh, venga chi vuole viene, boh, questa è una soluzione. Poi si dice no, non viene nessuno, questa è un'altra. Poi c'è una fase intermedia che è la nostra, cioè diamo una regolamentazione a questo arrivo, no? Questa cosa, no? In questo campo qua. Allora, perché è evidente che, come abbiamo visto l'altra volta, è evidente che Madre Teresa non ha alcun problema di immigrazione. Allora, se Madre Teresa fa la legge, dice aboliamo le frontiere, c'è nessun problema, aboliamo le frontiere, arrivano i nostri fratelli, ebbene, questa è una gioia per il cuore. Bene. Dall'altra parte ci sarà qualcuno che dice no, io non voglio vedere nessun immigrato perché l'immigrato sporca. Va bene. Poi c'è una situazione intermedia, cioè una situazione di regolamentazione, per cui si può scegliere se allargare l'afflusso della gente oppure restringerlo. Allora, allargare l'afflusso dell'immigrazione è un segno di maturità animica. Perché? Perché io rinuncio a dei miei diritti e permetto ad altri di usufruire del mio benessere. Siamo. Invece la restrizione è un segno di non maturità, in cui io sono un bambino e dico no, questi sono i miei privilegi, me li voglio tenere. Non sto criticando nessuno, sto semplicemente guardando. Ci sono questi due estremi. Ma la cosa simpatica è questa, che in Italia la parte politica che è in un certo senso favorevole all'apertura con l'immigrazione è nello stesso tempo sfavorevole alla rinuncia dei diritti lavorativi. Dall'altra parte, che la tendenza è più sfavorevole nei confronti dell'immigrazione, guarda caso è più favorevole a... insomma, o sono maturi o non sono maturi, non so se vedete. Non so se vedete questa divisione in 50, no? Cioè, o che il popolo italiano è maturo, e allora se è maturo per ricevere gli immigrati, è maturo anche per non avere il posto di lavoro fisso, per non avere queste cose, per entrare in un mondo del lavoro diverso, per dare possibilità ad altri di avere un posto di lavoro, vedete? Quindi se sono pronto per una cosa sono pronto anche per l'altra. Invece la schizofrenia italiana di questo momento è che, dato che seguiamo le ideologie e invece non guardiamo l'apertura della coscienza, non guardiamo l'evoluzione, ma seguiamo delle ideologie, semplicemente per il fatto che una parte politica prospetti una cosa, diventa negativa per l'altra. Per cui paradossalmente succede che nei due schieramenti ci sono due modi di vedere che non solo sono contraddittori tra le parti, ma sono contraddittori all'interno. E questo ci fa vedere come sia a destra che a sinistra esista lo stesso tipo di schizofrenia. Non ho capito questo. Certo, ovvio, ho fatto due esempi, no? Avete capito due esempi? L'immigrazione e l'articolo 18, no? Poi bisognerebbe entrare in dettaglio, comunque come linea di massima. Uno diventa adulto quando rinuncia ai suoi diritti in favore degli altri. Ci siamo. E uno è un'anima bambina. Scusa, ma l'articolo 18. Non è che poter licenziare senza giusta causa sia un'apertura nei confronti di qualcuno, nei confronti allora, di chi può. Non è che se licenziano me è per. Vabbè, allora, se è per assumere un altro, vabbè, ok, va bene, però non mi sembra che sia per questo. Guardate com'è interessante. Licenziare senza giusta causa è un esempio di ipnosi collettiva. La frase licenziare senza giusta causa è un esempio di ipnosi collettiva. È una cosa che non esiste, non c'è. L'ipnosi collettiva, uno esce di casa, glielo ripetono talmente fino a quando dice e poi uno dice ah cavolo, perché io, perché là. Questa cosa non esiste, è un esempio di ipnosi collettiva. Se vi date la pena di leggere il giornale, di guardare senza essere prevenuti, vi accorgerete che questa cosa non c'è.
questa cosa non toglie diritti a nessuno, questa cosa è una fase sperimentale per cui si dice per un tot di tempo proviamo a fare così e vediamo se creiamo dei posti di lavoro. Io non sto difendendo uno o l'altro, perché nel caso dell'immigrazione, come vedete bene, dovrei fare il contrario, cioè dovrei difendere una tesi che sta da una parte e andare contro un'altra tesi che sta dall'altra parte. A me non interessa la parte, sto guardando le cose, ma che a me mi si racconti qualcosa che non esiste mi dispiace, ma no. Allora vengo qua e ve lo devo dire. Se non vi rendete conto che in alcune cose ci sono esempi di ipnosi collettiva, l'altra sera c'era qualcuno che cantava "Oh bella ciao" alla televisione, ipnosi collettiva. Questa persona ha il terrore che non ha libertà di espressione, qualcuno che viene pagato 1 miliardo all'anno per dire e fare quello che vuole da sempre. Ipnosi collettiva. È incredibile. Allora, questo è un caso di ipnosi collettiva. Come io non l'ho sentito. L'hai sentito? Bene. Ha interpretato lui in quel modo. No, facciamo così allora, facciamo così. Facciamo così. Voi mi portate una videocassetta, una cassetta registrata dalla radio, non un giornale, cioè, non un giornale che interpreta in un certo modo. Le parole che ha detto, prendete le parole che ha detto e me le portate qua. Va bene? Guardate che io non sto scherzando quando vi parlo di ipnosi collettiva. Voi venite a fare un lavoro su voi stessi. Io vi ho detto che siamo a un livello di ipnosi collettiva terrificante, che è probabile che porti a una guerra civile. Bene, voi mi dite sì, però lui ha detto, non è stato detto assolutamente niente di questo tipo. È un esempio di ipnosi collettiva. E non sto difendendo uno o l'altro, perché questa ipnosi collettiva è globale. E il fatto che voi siate lì a dire no cavolo è stato veramente detto o qualche cosa del genere, assolutamente no, è stato detto che durante la campagna elettorale le televisioni sono state usate in un modo indecoroso da certi punti di vista, questo è un dato di fatto, i giornali di destra e di sinistra hanno riportato molto spesso degli studi fatti che hanno dimostrato come alcune trasmissioni televisive hanno spostato dai 2 ai 3 milioni di voti, cioè questi sono studi fatti a destra e a sinistra, ed è un dato di fatto, durante le elezioni sono stati spostati minimo 2 o 3 milioni di voti grazie alle trasmissioni televisive. Io non sto dicendo se uno vuole fare delle cose, fa quello che vuole, ma questo è un dato assolutamente innegabile. E questo è, da una parte o dall'altra, un metodo di lotta che non fa parte di un certo tipo di sistema democratico. Assolutamente, assolutamente. Allora che qualcuno dica, durante la campagna elettorale è stato fatto questo, e questo è un dato di fatto, noi, e lo ripeto perché è quello che ho detto prima, non faremo così, queste sono le frasi che sono state dette. Non sto difendendo nessuno, vi sto semplicemente dicendo che noi siamo in un'ipnosi più totale, per cui usciamo di casa, tutto quello che dice un certo personaggio o una certa parte politica che non è la nostra è tutto negativo, lo vedete tutto all'ottava bassa, vedete delle cose che non esistono, e la stessa cosa succede dall'altra parte, la stessa identica cosa. E quando parlo di questi meccanismi sto parlando di voi, non sto parlando della Cina, sto parlando di voi. Massimo. Scusami, quindi è giusto che finché c'è qualcuno che dà 40 milioni a un anarchi ci sia un anarchi per liberare da questo meccanismo la gente, finché c'è qualcuno che sposta il voto perché sente soltanto delle parole in televisione, è giusto che ci sia la televisione che usi se stessa per spostare i voti, nel senso che hanno messo la prova per noi, no? Avete seguito bene la domanda, non so se riuscite a seguire bene, ma il Vangelo dice una cosa molto chiara su questo. Il Vangelo dice, Gesù dice, sentite bene che bello questa cosa. Il Vangelo dice, su questo pianeta è normale che avvengano degli scandali, ma guai a colui che li procura. E questa è la risposta a quello che dite. Cioè, su questo pianeta è normale che ci sia Vanna Marchi che vende degli intrulli, ed è normale che se le persone se lo comprano. E va bene. Ma guai a colui che... Perché dice questo? Perché altrimenti noi vediamo sempre le cose come proiettate da qualche parte. No,
quelle cose le dobbiamo riportare dentro di noi. Cioè, cosa vuol dire? È normale che qualcuno usi determinati mezzi per fare quello che deve fare, perché il pianeta è così. Ma io mi rifiuto di usare lo stesso sistema. Proprio questa è la frase del Vangelo, che va applicata alla nostra vita di tutti i giorni. Non so se vedete. È chiaro, vedete, io adesso sto facendo questo lavoro con voi. Voi vedete abbastanza chiaramente che se io volessi vendere pozioni magiche, no? O filtri d'amore, avrei un sacco di lavoro. Potete immaginare che non avrei difficoltà a vendere pozioni d'amore. Metto un po' di aranciata, un po' di limonata, qualche unghia di rospo, qualche capo, non so. Vedete bene, anche Patrizia potrebbe fare degli elisir d'amore, no? Che problema c'è? Boh, questo, allora, che ci siano su questo pianeta delle persone che vendono i filtri d'amore, e ci siano anche quelli che vanno, bene, questo è il pianeta, l'abbiamo visto prima, ma a noi non interessa che questa cosa sia così. Noi dobbiamo guardarci dentro e dire, io non userò questi sistemi perché sono sistemi che non vanno bene. Semplicemente questo. Oh, che bello! Avete domande da fare? Ma allora il piano di volo per chi fa queste cose cos'è? Lui comunque sta facendo quello che ha voluto fare, vendere pozioni magiche. Oh, allora adesso vi faccio vedere, se avete un po' di energia però, vi faccio vedere perché è evolutivo vendere pozioni. Ok. Adesso ve lo spiego. Adesso vi spiego, perché voi dite, ma chi vende pozioni è un brutto disgraziato che era meglio se se ne stava di là, giusto? Perché c'è questa idea anche lì. C'è questa idea che ci sono anche sempre i bravi, i buoni e i cattivi. Ebbene, è sempre così su questo pianeta. Questa è la mente concreta che, nonostante l'abbiamo cancellata, ma non riusciamo a proprio dargli una bella, una sgommata, no? Per cui, eccoli i cattivi. Bene, allora vediamo perché un essere umano viene e vende pozioni. Perché noi cosa faremmo di una persona che vende pozioni? La manderemmo all'inferno, è vero o no? E se le facessimo un applauso? A chi? A una persona che vende pozioni. Lascia stare adesso, non dall'altra parte. Vedete la polarità? E lascia stare l'applauso, lascia stare. Guardiamo le cose come sono. Perché c'è qualcuno che viene a vendere le pozioni e perché c'è qualcuno che se le compra? E come questo può essere tradotto in termini evolutivi? Perché se voi pensate che Vanna Marchi ha sprecato un'incarnazione, vi sbagliate di grosso. Ritorniamo allo stesso discorso all'inizio, dove voi puntate il dito dicendo: oh, io ho imparato tante cose, io la domenica vado a Giaveno, io non faccio pozioni, io. Si può aggiungere... Aspetta. No, se Pietro non negava Cristo, sarebbero cambiate forse la vera volontà dei fatti. Cioè, se Pietro diceva sì, io sono dico solo e moriva, cioè Cristo ha detto semplicemente le cose come sarebbero dovute andare. Tu, adesso è un po' complicata questa cosa, perché dovrei vedere, è un altro esempio, aspetta un attimo. Sì, un'altra cosa. Poi la vediamo, mi sa che i tuoi interventi mi ci vuole 2 o 3 giorni. Poi. Ci vuole un po' di tempo. Allora, adesso vi faccio vedere. Perché l'anima viene a fare pozioni? Perché voi dite, ma che cacchio viene a fare pozioni? Ma perché uno deve venire a fare pozioni? Adesso ve lo faccio vedere perché deve fare pozioni. Oh! Allora, un'anima entra in incarnazione. Si prende addosso dei corpi. Che corpi si prende addosso? Un corpo fisico, un corpo emotivo, un corpo mentale. Si prende addosso questi corpi. Se non vi ricordate, ascoltate le cassette. E cosa vi devo dire? Ce ne sono tonnellate. Se no... Allora, come vi ricordate come si interagisce? Quali sono le prime interazioni con i nostri corpi? Non li pigliamo addosso. Sì. Non riusciamo a gestirli. Non riusciamo a gestirli. Quindi, le prime interazioni come sono? Pesanti. Ci facciamo male, poi sentiamo il dolore. No, oh, vedi che qualcosa serve trovarsi qua da dove? Gli altri zero. E non si può tutte le volte cominciare da capo, Allora, io anima, entro in incarnazione, mi trovo addosso dei corpi. Questi corpi mi permettono di interagire col mondo esterno, ci siamo? C'ho addosso un corpo, interagisco con voi.
nella storia dell'umanità, nell'evoluzione, le prime fasi di interazione con il mondo esterno sono fasi pesanti. Vuol dire che l'esempio del dinosauro, ve l'ho fatto mille volte, che quando un dinosauro mi pesta un piede, quella è l'indicazione che quel piede è mio. Vi sembra adesso che dice, beh, ah, so anch'io che è mio. Non è così nella storia dell'umanità. L'anima entra in un corpo e non sa che quello è il suo piede. Guarda, ammesso che abbia degli occhi, che non ce li ha per un bel pezzo, quando apre gli occhi, guarda il mondo e non distingue l'esterno dall'interno, non riesce a capire. Allora a un certo punto è lì che si guarda e c'è un dinosauro che gli pesta un callo. E allora, un po' alla volta, funziona così, un po' alla volta, gli atomi si comunicano una sensazione strana, questo è il piede spiaccicato, gli atomi gli mandano una sensazione strana, arriva dopo un po' e uno dice, aia, è così che funzionano le cose, aia. Poi, arriva il dinosauro e spiaccica il piede al vicino. E allora noi guardiamo il piede spappolato del vicino e dopo 3.000 anni ci vogliono. Guarda, dice, questo piede non essere mio. È così che funzionano le cose. Voi dite adesso, ah, ma cavolo, io se uno mi pesta un piede me l'accorgo subito. Ho capito, perché hai 2 o 3 milioni di anni, se no non te ne accorgevi. Perché vi dico questo? Perché... Certo che chi non ha sentito queste lezioni non capisce niente, adesso ci sono una decina che sono, mi guardano come dire, ti prego, basta. E non so cosa dirvi. Cioè, avete chiesto come dovete fare questo lavoro, vi ho detto, applicatevi, ascoltate queste cose, imparatele. Se non riuscite a seguire, non si può passare una giornata su ognuno di questi aspetti. Allora, per chi ha seguito fin qua, cioè quei 2 o 3, la stessa interazione che io ho sul piano fisico ce l'ho anche sul piano emotivo e sul piano mentale. Io anima vengo dentro, mi trovo addosso un corpo emotivo, non lo so gestire, non so cosa sia, non so neanche che è mio. Come divento sensibile al mio corpo emotivo? Divento sensibile per migliaia di anni attraverso le emozioni più pesanti. Ma cosa ci vuole? Le emozioni più pesanti, l'incazzatura cos'è? Ma insomma, cos'è l'incazzo? Ma perché la gente si incazza? Voi parlate di Vanna Marchi, ma voglio dire, ma se guardate la gente, vedete uno incazzato, chiedetevi, ma perché quello è venuto qua a incazzarsi? Potrebbe stare di là. Cosa c'entra Vanna Marchi? Quando vedete uno incazzato, cosa sta facendo? È bellissimo, ecco, qualcuno mi diceva prima, come si fa a vedere la bellezza? Uno che è incazzato è bellissimo, perché se lo guardate con gli occhi giusti? Uno che è incazzato sta facendo vibrare il suo... perché proprio... cioè, proprio vibra, proprio vibra. Perché non hai visto mica lui, guardalo bene. Lui chi? È quello che diceva come fai a vedere la bellezza, non la tua. Cosa c'entra? Vabbè, allora, ecco, ti ricordi un'altra volta di qui quando ho fatto questo esempio? Sì. Allora, non avete questa cosa, guardatevi quando siete incazzati cosa succede, perché siete incazzati? Non ditevi, ma non serve a niente questa cosa, no, è perché quella vibrazione vi fa sentire vivi, vivi, c'è un'anima dentro che si sente viva. E l'anima non si può sentire viva con delle vibrazioni eteree, ma se vi ho parlato prima un'ora che vi ho detto che quando si arriva nell'aldilà c'è la musica delle sfere e noi manco per niente, perché se non educate per milioni di anni le vostre orecchie a percepire la bellezza non si percepisce, prima si percepiscono le cose pesanti, cavolo. Allora uno perché si incazza? Perché è incazzato perché il suo corpo astrale vibra. Cosa succede? Che poi abbandona sto corpo, ritorna e non ritorna a vuoto, ritorna conoscendo questo tipo di vibrazioni. Allora crescerà, diventerà bambino, crescerà, si incazzerà ancora, recupererà questo tipo di vibrazioni, poi finalmente scoprirà che si può avere una vibrazione emotiva senza spaccare la testa a qualcuno. È così che funzionano le cose. Perché se no, uno si diverte quando picchia qualcun altro. Pensate che lo faccia perché non si diverte. Si diverte. Uno strozza un altro e dice che bello, è una sensazione di libidine mostruosa, libidine, si muove, no? Boh, dopo 10.000 anni, 100.000 anni che uno è incazzato con una bestia, arriva l'incarnazione, c'ha di nuovo un corpo normale addosso, ecco che vibra sto corpo, però può darsi che finalmente lui scopra che può essere gioioso senza strozzare qualcuno. Ma minchia, e ci vogliono milioni di anni. Dopo milioni di anni uno dice, posso
trovare un po' di gioia esistenziale senza spaccare la testa a qualcuno? La risposta è sì, perché voi siete qua ed è la dimostrazione, ma ci vogliono milioni di anni per fare questo. Allora finalmente le nostre emozioni diventano sempre più raffinate. Non vi parlavo prima di amicizia? Questa idea, questo riempirsi il cuore dell'amicizia non è un sentimento elevato. Vibra il mio corpo astrale, come se vibra tutto il mio essere, vibra, però vibra vibrazioni estremamente più elevate rispetto a quelle dell'astio. Quando sono incazzato dice tu, perché tu pensavo che tu fossi la mia migliore amica, perché tu invece no, è una vibrazione, io sono vivo lì dentro, cosa fa l'anima? Poi finalmente si scopre un altro tipo di amicizia, in cui si guarda negli occhi l'altro che ci ha fatto qualcosa che non ci piaceva, eppure riusciamo a capire, a vedere la libertà dell'altro, a riempirci il cuore, no? In questo modo. No? Non vedete che la vibrazione è sempre una vibrazione astrale, ma una vibrazione completamente diversa. Bene, qual è la parte fondamentale che dovreste cogliere, buttare qua e chiuso? È che senza quelle vibrazioni forti non sono possibili le vibrazioni leggere. Ecco, tutto qua. Allora, Vanna Marchi è semplicemente un'anima che ha bisogno di vibrazioni forti, come le anime bambine, e che identifica il suo benessere col possesso. No? Questo che fa, eh? Allora, dice, io voglio 10 case, 100 miliardi, poi frego e faccio. No? Noi siamo lì a puntare il dito. Ma non è vero. Perché? Perché, allora... Voi giudicate Vanna Marchi, ve ne andate, a parte che di là poi, cioè, immaginate di arrivare voi e Vanna Marchi, di là, cosa succede? Succede, arrivate voi due, no? C'è San Pietro che dice a Vanna Marchi, brava, come brava, voi siete lì, dice, come brava, cioè, ma come, brava Vanna Marchi, e San Pietro vi dirà, a parte non vi dice niente perché c'è altro da fare, ma se proprio in un impeto vi dirà, cara Cesira, perché cara Cesira, vedi questa anima, indicando Vanna Marchi, è un'anima bambina. Finora le sue esperienze sono state esperienze di violenza e di uccisione. Finalmente, per la prima volta nella storia delle sue incarnazioni, questa anima non ha ucciso nessuno. E voi dite, sì San Pietro, ma neanche io mi ho ammazzato nessuno. A te adesso ci arrivo subito. Vanna Marchi vai pure. E poi tocca a Cesira. Poi tocca a Cesira. Cesira dice, ma io non ho ammazzato nessuno, cara Cesira. Prima di incarnarti, già non ammazzavi nessuno. Ma come? Vuol dire che io devo fare altre cose? Sì, Cesira. Ti ricordi la tua vicina di casa, quella che l'hai denunciata perché non l'hai mica ammazzata? Però era quello che dovevi imparare, cara Cesira. Imparare. Sto delirando, magari. Imparare a vedere che la vicina di casa che stendeva i panni al piano di sopra che ti faceva cadere l'acqua, avresti potuto prendere questa cosa con un sorriso invece che denunciarla e passare 20 anni così. Davvero era questo? Perché la Cesira ha passato tutta la sua vita non a guardare il suo livello evolutivo, ma a guardare il livello evolutivo di Vanna Marchi. Per cui la Cesira dice, io. A parte che, come descrivo la Cesira, è sicuramente una cliente di Vanna Marchi. A parte quello. Perché? Perché noi abbiamo sempre quell'idea. Allora, adesso ritorniamo in incarnazione. La Cesira e la Vanna ritornano in incarnazione. Ritornano in incarnazione e la Vanna, nella sua esistenza... È la vicina di questa Cesira. Sì, sono, chiaramente sono vicine di casa. Ma cosa succederà? Cosa succede? Dato che per provare determinate emozioni superiori che hanno una vibrazione più rapida, dobbiamo aver provato nel corso dei nostri milioni di anni delle emozioni con vibrazioni meno rapide, il lavoro fatto da Vanna Marchi risulterà di un'utilità grandiosa per permettere a quell'anima, con un nuovo corpo addosso, di cogliere delle espressioni di bellezza, di creatività nel mondo che noi non riusciamo a cogliere. Hai capito? No. E per fare un passo indietro, beh, questo ho detto in due cose, ma per fare un passo indietro, a chi dà fastidio che ci siano personaggi come Vanna Marchi, semplicemente per la legge dello specchio, che voi non ve ne frega niente e che semplicemente per la legge dello specchio,
Semplicemente, se vi dà fastidio che ci sia Vanna Marchi, questa è la dimostrazione che, dato che dal punto di vista verticale Vanna Marchi pensa che la sua felicità sia legata al possesso, al denaro, vi dà fastidio nella misura in cui voi impostate la vostra esistenza terrena sul fatto che la vostra felicità dipende dal possesso e dal denaro. Dal momento in cui vi sarete liberati da questo tipo di meccanismo, osserverete quello che accade e quello vi apparirà fonte di estrema bellezza, perché vedrete delle anime bambine che giocano ai fattucchieri come i bambini, perché nel vostro cuore quella cosa non c'è più. Allora vi dà fastidio, quelle cose vi danno fastidio nella misura in cui, per la legge dello specchio, che non me ne frega una mazza, vi danno fastidio nella misura in cui ancora voi state facendo le stesse cose, impostando la vostra vita esattamente come le imposta Vanna Marchi. E per chiudere, bellezza, no, dopo c'è la musica, state qua che facciamo adesso. Per chiudere in bellezza, e quindi anche da chi viene truffato Vanna Marchi, se il fastidio è l'opposto, come se il fastidio è l'opposto, il fastidio è io parlo per me, per il mio caso, non è per Vanna Marchi, è dall'altra parte, cioè disfastidissimo le persone che sapranno fare. Fare. Cioè io sono... È la stessa cosa, sì, sì, è la legge della polarità, sì, sì, la stessa cosa. Se ci fosse più tempo potremmo vederlo in dettaglio, ma sono semplici le cose, è tutto uguale, chi ce l'ha con uno, chi ce l'ha con l'altro, tutto uguale. Per chiudere in bellezza, visto che abbiamo fatto questi mesi di globalizzazione e coscienza, io vi invito a ricordare la legge fondamentale del lavoro su di sé. Che non è colpa mia, a me dispiace tanto, ma forse abbiamo aperto questi mesi sulla globalizzazione con questa frase e finirò su questa frase. Se vi dà fastidio un politico o qualcuno del genere, è semplicemente perché per la legge dello specchio, di cui non vi frega una mazza, c'è qualcosa in quel comportamento che vi corrisponde al 100%. Cioè vi dà fastidio colui che è uguale a voi. E dato che qualcuno l'altra volta ha parlato di Hitler, io lo invito simpaticamente a riflettere e a guardarsi dentro. So che vi sembra strano, ma non l'ho inventata io questa legge dello specchio, tra l'altro è abbastanza semplice da vedere. A riguardo della legge dello specchio, che a volte mi era, cioè mi è difficile delle volte, no? Vedere quello che fa l'altra persona, il fastidio e rivedermi in quella persona. Però sono andata un pochino più in profondità e non è tanto quello che fa quella persona, è quello che quella persona tira fuori di me, tipo mi dà fastidio perché alla fine io ho paura, ho insicurezza, ho indecisione, ho invidia, ho gelosia. Allora, cioè non è tanto quello che fa, ma tanto quanto quello che stimola in me, cioè perché io, che tipo di fastidio provo. Allora non è tanto il fatto, quanto quel fatto viene a stimolare dentro di me una reazione. Allora devo andare a vedere qual è, a quale sentimento corrisponde questa reazione, ed è su quello che poi... Certo, certo, ma è molto più profonda la cosa, perché in realtà l'altro non ci fa vedere queste cose, ma ci fa vedere quello che noi pensiamo di essere. Questo è un passo successivo, cioè non so se vedete. La legge dello specchio dice che vi dà fastidio qualcosa che vi corrisponde, ma non è così in realtà, questa è la prima frase. La legge dello specchio dice che vi dà fastidio qualche cosa che voi pensate di essere, e questa è la fregatura. È qualcosa che noi giudichiamo di noi, fra l'altro. Certo. Qualcosa che noi definiamo brutto, no? Quindi esatto, esattamente, questo. Esattamente questo. Cioè noi pensiamo di avere degli aspetti che non vanno e li vediamo come enormi su qualcuno che è nel mondo esterno, su altri livelli, qui bisognerebbe studiare un po' il verticale, l'orizzontale, ma insomma è abbastanza semplice. Allora, scusate. Perché ci stiamo per chiudere. Allora, invece di arrovellarmi nel cercare di non identificarmi all'altro, di non pensarci, allora non posso direttamente lavorare su me e risolvere il problema senza pensare a quello che mi dà fastidio. Sono stata chiara? Sì, stava chiarissima, è l'esercizio che avevo dato da fare prima. Perché io ho notato che quando ho smesso
di preoccuparmi del fatto che quello mi dà fastidio per cui io sono uguale a quello, allora mi devo pensare, ho eliminato il problema, cioè non ho più pensato a quella persona lì e ho lavorato su altre cose, ho visto che le cose sono migliorate molto, per cui probabilmente semplifica un pochino il lavoro, fregarsene un pochino dell'oggetto dei propri fastidi, probabilmente. Sì. Distrarsi un attimino. Guarda, hai detto due cose che sono due cose diverse. Tu hai detto, a me ho fatto così e funziona. Poi hai detto, quindi probabilmente è meglio far così. La prima parte va bene, la seconda parte di meno, perché abbiamo questa tendenza di dire, boh, se va bene per me va bene per tutti. No, non è proprio così. Però più o meno l'idea c'è, non so se vedete. Se voi dite, ma io uso la legge dello specchio in questo modo, cioè smetto di preoccuparmi dell'altro, usate delle tattiche, no? Delle tecniche, bene. In effetti vedete che se fate un lavoro poi funziona, perché non può non funzionare questa cosa, è così semplice. Però, ecco, non ci sono poi delle regole che valgono per tutto, proprio per quel rispetto della sacralità dell'incarnazione, per cui tu probabilmente sei a un livello evolutivo di un certo tipo, per cui questo esercizio è l'esercizio che ti permette di aprire, di aprirti, eh? Ma potrebbe anche essere una cosa che non è valida per gli altri, non so se vedete. Cioè le ricette non ci sono, ci sono delle indicazioni generali, ovvero le cose funzionano in un certo modo, ognuno di voi ascolta queste cose, si posiziona in base al suo livello evolutivo e si sceglie la tecnica o le tattiche per lavorare su questa cosa. E per ognuno di voi sarà più o meno diversa, anche se poi ci sono poi. Per esempio la tua indicazione potrebbe essere utile per tanta gente, però non è detto che tanto, proprio per la storia di Vanna Marchi, non so se vedete, non è detto che voi in questa incarnazione siate venuti per forza per liberarvi di alcune cose, cioè il principio è questo, e poi se possibile chiudiamo. Se voi in questo momento evolutivo avete ancora bisogno di far vibrare i vostri corpi con un certo tipo di vibrazione, non c'è niente da fare. Siamo? No, eh? Se voi venite in incarnazione, il vostro momento evolutivo è tale per cui avete ancora bisogno di certe vibrazioni, non so, la gelosia cos'è? La gelosia è una vibrazione pesante di possesso, no? E uno lì dice, cazzo, ma fai perché tu, perché io, no? Poi, boh. Facciamo la giornata sulla coppia e voi andate via di qua dicendo, cavolo, la gelosia è una vibrazione pesante, non la voglio. Ma se l'anima che c'è lì dentro non ha sviluppato nei milioni di anni della sua storia la possibilità di uscire da quel tipo di vibrazione pesante per trovare gioia nel rapporto di coppia su altri livelli, può raccontarsela che non è geloso, ma non esiste. Cioè, si scriverà sul diario, il prossimo fidanzato che avrò non sarò geloso. Cosa succede? Arriva il fidanzato e la gelosia divampa e dilaga. Perché dilaga? Perché il momento evolutivo è tale per cui la gelosia dilaga e ti fa sentire vivo. Dal momento in cui tu sostituirai, perché la gelosia non è una cosa da dire basta, è da sostituire con un sentimento più elevato. Come quando l'amicizia di prima, no? Capite bene? Cioè se io godo ad avere un'amica, posso anche gioire, non perché l'amica fa qualcosa per me, ma perché esiste. La stessa nel rapporto di coppia, posso gioire perché l'altro esiste, non perché l'altro fa qualcosa per me. Vedete che sono dei gradini. Ma la vibrazione è completamente diversa. La gioia che io provo perché l'altro esiste è una vibrazione che appartiene al cuore. Allora, se c'è qualcuno in incarnazione che non è ancora pronto a vibrare a livello di cuore, gli dite, lo guarda in faccia e gli dite, puoi amare senza possesso. Ed è come mettere un troglodita davanti alla Pietà di Michelangelo. Capito? Cioè lo mettete lì davanti, gli dà una clavata, esattamente, gli dà una clavata. Fate che dà una clavata anche al disegno, a quello lì. L'avete capita questa cosa? Infatti il lavoro che vi propongo non è quello di diventare bravi e buoni, come voi pensate di capire che non è vero. È quello che ognuno di voi inquadri il suo momento evolutivo, inquadri il suo momento evolutivo, il suo piano di volo, che butti via i criteri di competitività nel campo della coscienza, per cui vogliamo tutti essere
illuminati che camminiamo sulle acque, perché quelli sono schemi di pensiero, che ognuno di voi guardi il suo momento evolutivo e si goda la gelosia. Invece no, uno viene alle giornate, va a casa, cavolo, tutto incazzato, dice no, cavolo, sono geloso, chissà cosa mi dirà. Ma chi? Dirà chi? Se hai bisogno di quella vibrazione, devi vivetela bene, se no è sempre una via di mezzo, uno è mezzo geloso, mezzo no. Cioè uno si incazza a metà, poi dice però se mi vede Massimo poi si lamenta. Ma non mi lamento, è normale. Vabbè, ma se diventi tu deve essere già su un'altra posizione, se no te la vivi senza andare da Massimo a metterti in discussione. Sì, certo, ma è giusto, giusto. È giusto quello che dici. Chi è che aveva alzato la mano prima? Rispetto a questo discorso, è possibile una vita di coppia dove uno, cioè sembra che non sia possibile come conseguenza di questo discorso, una vita di coppia in cui uno ha ancora bisogno di un tipo di vibrazione e l'altro non ha più bisogno? Questo è l'argomento per la prossima per godersi la gelosia può godersela non identificandosi, cioè tu dici godiamocela, non vuol dire però viverla pienamente identificandoci ticisi dentro, insomma, oppure sì. La prossima crisi di gelosia praticamente tra 10 minuti quando ho telefonato al fidanzato l'ho occupato. Osservato. Se voi vi osservate con tenerezza, cosa che invece uno si osserva e dice cavolo, non dovrei. Non dovrei, che io se trovo quello che dice che non bisogna esagerare. Non ho capito, io non vi sto dicendo questo. Sto dicendo di osservare, di capire dove uno è, capire perché uno, come uno funziona. Non che uno debba fare delle cose che non è il suo momento. Se voi riuscite ad osservarvi, quell'osservazione, come ben sapete, perché è il lavoro del primo anno del CSA, toglie energia all'identificazione. Quindi, imparando a goderci la gelosia scompare, perché il godimento derivante dall'osservazione di sé è un godimento vibratoriamente più alto rispetto all'incazzatura dovuta al fidanzato che va a giocare a biliardo. Sarebbe veramente elementare. Hai capito cosa voglio dire? Allora, quando voi siete prima fase, uno è geloso, uno non capisce niente. Bene, poi fa un lavoro su di sé, si osserva, solo l'osservazione toglie pesantezza alla cosa, ci si disidentifica un po' alla volta. Poi nell'osservazione nasce la gioia, gioia esistenziale nell'osservazione, il mondo è bello se riusciamo a vederlo. Quindi un po' alla volta l'osservazione toglie la vibrazione pesante e dà al nostro cuore la vibrazione dell'osservazione. Del godimento di poter osservare il mondo, come Gesù diceva, sempre lui, questo disgraziato, diceva io sono in questo mondo, ma non sono di questo mondo. Cosa voleva dire? Voleva dire che è in mezzo a noi, ci guarda e dice mi dispiace cari fratelli umani, ma... Ed è la visione di colui che gioisce, perché Gesù era un essere di gioia, gioisce a far cosa? Dice, ma sono andato al cinema. Non è mica andato al cinema. Gesù non andava al cinema, Gesù ci guardava. Passava nelle città e vedeva Cesira alla finestra, che diceva, quello lì è un altro immigrato. Gesù che passava per te dice, ancora un Nazareno, E il cuore di Gesù si allargava alla gioia. Ma vi assicuro, si allarga alla gioia. Paf, paf. Per vedere i bambini che giocano su questo. Non vi si allarga il cuore della gioia quando vedete i bambini giocare. La stessa cosa. Posso dire? La Cesira alla finestra. E voi la guardate e capite che non può farne a meno la Cesira, perché la Cesira non ne può fare a meno. È lì e fa quello che può, poveraccia, sta Cesira. E il vostro cuore si allarga la gioia. Perché se vi dà fastidio la Cesira, per la legge dello specchio, di cui non me ne sbatto. Per la legge dello specchio, se la Cesira vi dà fastidio che vi critica, ecco che vuol dire che voi la Cesira siete un tutt'uno. E che se non state attenti, va a finire che la sposate la Cesira.